E cambiamo argomento, passiamo alla politica. È tornato a riunirsi questa mattina il Consiglio regionale. Tra i punti all'ordine del giorno, la questione della Gigafactory a Termoli. Tiene banco la questione delle deleghe agli assessori regionali. A Palazzo Daimo, a Campobasso, il governatore del Molise, Francesco Roberti, ha chiarito le motivazioni alla base di tale scelta. Noi abbiamo proseguito la nostra attività amministrativa, come maggioranza siamo coesi, abbiamo inteso dare le deleghe ai consiglieri per impegnarli su una serie di diciamo, materie che in qualche maniera verranno poi a essere interessate da bandi di fondi sviluppo e coesione, e quindi seguire queste risorse e comprendere queste risorse e il riflesso che avranno sull'economia molisana. Tra i punti all'ordine del giorno, la situazione che riguarda la Gigafactory a Termoli, che continua a destare dubbi e preoccupazioni. Il 17 è programmato un incontro al Ministero, noi siamo rimasti in contatto con Assessi durante questo periodo per cercare di capire a che punto si trovano la modifica che loro avevano in qualche maniera richiesto sullo stabilimento in nuova costruzione per garantire la produzione di batterie a più basso costo e con maggior rendimento. Quindi sulla base di questo oggi con il Ministero discuteremo i tempi necessari, loro avevano chiesto un rinvio ai primi periodi del 2025. Sulla base di questo dobbiamo vedere anche qual è il programma produttivo di Stellantis per far sì che gli stabilimenti Stellantis in tutta Italia, ma anche quello che abbiamo a Termoli, non si blocchi la produzione.